Chi non riesce a votare? Galinella. Altri? Grassi. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 344, votanti 338, astenuti 6, maggioranza 170, fuori 101, contrari 237, la Camera respinge. 4.18 Artini. Parere contrario della quinta commissione, dei relatori di maggioranza, del governo favorevole, dei relatori di minoranza, la votazione aperta. Chi non riesce a votare? Io non vedo mani alzate. Sì, Pastorino. Caso. Ok, ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 338, votanti 331, astenuti 7, maggioranza 166, favori 96, contrari 235, la Camera respinge. Siamo al 4.13, Gianluca Pini, prego. Grazie Presidente. Bene. Preso atto della schizofrenia di questa maggioranza, di questo governo, cerchiamo almeno di mettere, come si suol dire, una pezza a questa follia di schierare missili anche non in funzione antiaerea, ma di fatto non hanno altro utilizzo se non quelli da un punto di vista tecnico, quindi zanzare non ce ne sono, perlomeno non così grosse da abbatterle con dei missili SAMP/T. Scusi, onorevole Pini, onorevole Palazzotto. Grazie. E quindi proviamo a dare, visto che siamo all'interno di un decreto missioni, una sorta di regola d'ingaggio chiara, anche per evitare spiacevoli incidenti internazionali. Visto che gli unici aerei militari che ci sono in quell'area sono gli aerei russi, non avendone più di fatto l'aviazione siriana, o comunque avendone molto pochi, essendo riconosciuti, allora noi abbiamo proposto un emendamento che dice: in nessun caso gli equipaggiamenti in dotazione al personale militare italiano rischierato in Turchia per partecipare all'attivazione Active Fence potranno essere utilizzati automaticamente in risposta a violazioni dello spazio aereo turco compiute da velivoli militari appartenenti a paesi il cui governo è riconosciuto dalla Repubblica Italiana. Ora voi potete capire che cosa succederebbe se questi SAMP/T che noi abbiamo schierato, perché come giustamente il collega Artini ricordava, non abbiamo avuto il coraggio, non abbiamo avuto gli attributi di dire no, come invece dopo una lunga riflessione parlamentare, cosa che questa maggioranza evidentemente non è in grado di fare perché ha pecoronato le scelte fatte dal governo, dopo una lunga riflessione parlamentare invece la Germania ha fatto dicendo no, noi non possiamo rischiare di creare un incidente diplomatico con i russi. Noi invece andiamo direttamente a schiantarci contro un muro, non mettendo assolutamente al riparo, almeno come regole d'ingaggio, cioè va bene a consentire a quelle che sono le richieste dei padroni del vapore di questa operazione, ma neanche metterci al riparo dal rischio di un incidente diplomatico a livello internazionale è veramente qualcosa di svilente. Cioè, non contiamo veramente nulla, almeno diamo un segnale che sì, siamo lì, partecipiamo, facciamo il nostro compitino perché ci viene chiesto, ma che non siamo disposti a farci massacrare sulla base degli interessi di soggetti terzi. Quindi, io ve lo dico chiaramente, delle due l'una, se viene respinto il bluff è assolutamente e automaticamente scoperto da parte vostra. Grazie. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. Onorevole La Russa, prego. Grazie Presidente. Siamo favorevoli a questo emendamento proposto dagli amici della Lega, anche se avrei tolto la parola militare. Sembra così che invece si possa rispondere a un aereo non militare. È un po', teoricamente è possibile tutto, no? Però per il resto, al di là di questo che non è un errore, ma è un realismo, chiamiamolo così, credo che le argomentazioni che sono state esposte abbiano una precisa validità e le apprezziamo e quindi voteremo a favore. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. Parere contrario del 4.13 Gianluca Pini, parere contrario dei relatori di maggioranza del governo, favorevole dei relatori di minoranza, votazione aperta.